giuventini di merda, che non capiscono questo, che non capiscono un cazzo di calcio. Perché a voi vi basta solo, abbiamo vinto lo scudetto, bravi, bravi, ma cosa avete vinto? Cosa avete vinto contro nessuno? Io rispetto l'idea di tutti, va bene? Ma quando vedo dei youtubers, quelli là che fanno i video su Facebook dappertutto, va bene? Che insultano i tifosi juventini che criticano Allegri. Ma vaffanculo, non capisci un cazzo di calcio te, coglione! E ce l'è tanto! Siete delle teste di cazzo! Non capite un cazzo! Di calcio! Non nella vita, di calcio! Quindi non permettetevi! Non permettetevi! A partire da Zuliani, da Diego Armando, che dà dei cretini e che poi saliamo sul carro dei vincitori! Ma vaffanculo Diego Armando, non me ne frega un cazzo! Di te, di Zuliani e di tutti quelli che la pensano come te! Ma adesso la dovete smettere! Di dire che se io non sopporto Allegri, io non sono juventino. Tu non sei juventino, io sono più juventino di te. Ma tu non capisci niente perché tu guardi solo la vittoria. Io sto parlando di calcio, che per te è difficile. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto l'ottavo scudetto consecutivo. Siete contenti? Siete contenti, juventini? Juventini di merda? Juventini di merda, siete contenti? Siete contenti, juventini di merda? Eh? Siete contenti? Voglio sapere se siete contenti. E adesso voglio dirgli due parole a quel coglione che aveva fatto il video su YouTube. Mi dispiace che mi sono dimenticato il nome, se no ti chiamavo coglione per nome e per cognome. Che aveva detto che il problema della Juve era Cristiano Ronaldo perché in Europa ha fatto solo un gol. Testa di cazzo! Il problema sei tu! Sei tu il problema! Testa di cazzo! Testa di cazzo! E adesso Ronaldo, il problema della Juve, Ronaldo, sto scemo! Ma dove cazzo vivi, oh? Ma tu sai come è fatto il pallone? Mi dispiace che non mi ricordo il nome di sto coglione. Perché se no gli telefono, datemi il telefono di sto coglione. Andatelo a trovare su YouTube che gli voglio parlare. Che cazzo, io vi prendo a sberle uno per uno, vi prendo. Vi prendo a sberle uno per uno. Ma guarda un po', guarda un po', mi tocca incazzarmi con quattro celebronesi. Ma vaffanculo, vaffanculo. Spinazzola, aspettiamo che muore De Sciglio per farlo giocare con teste di cazzo. Aspettiamo che muore De Sciglio per farlo giocare Spinazzola, eh? Avete visto che giocatore? L'avete visto? Cosa ho detto? Un'altra cosa che ho detto nei video precedenti. Cosa ho detto? 10 volte De Sciglio vale, anzi adesso dico 20 volte vale De Sciglio. E quando Mandzukic non ce la fa, quando è così, perché non far entrare Kane come ha fatto ieri? Adesso l'ha fatta entrare però. E perché? Quando io nel primo video ho detto che questo ammazza i giovani e non li fa giocare. E quando il video scorso ho detto che Piontek, se fosse stato nella Juve, avrebbe fatto sì e no mezzo gol, perché lui non lo fa giocare. Imbecilli! Ma tu quanti altri miliardi di euro devi spendere per vincere la Champions? Testa di cazzo! Tu e il tuo allenatore di merda! Vai a fare il culo! Dimettiti! Ma pensa a te, pensa! Pensa a te, pensa. Mi devo incontrare con Allegri per gettare le basi per il futuro. Ma tu ti devi incontrare con Allegri per gettarti giù da un ponte, tu e lui. Ha distrutto tutto. Tutti i giocatori rotti. Dybala sembra un mentecatto ormai. Cancelo non è capace più di giocare a calcio. Alexandro è diventato una merda. Li stai massacrando tutti, fisicamente e moralmente! Devi andare via! Non ti vogliamo più! Poi vedo la pagina di quell'altro demente di Zuliani con scritto il post in alto: abbiamo giocato di tacco e di tunnel, peccato perché abbiamo rischiato di vincere la partita con Pereira. Zuliani, io te l'ho sempre detto, non ci capisci un cazzo, ma proprio non ci capisci un cazzo.
Ma nel primo tempo potevi prenderne 4, imbecille! Testa di cazzo! Ma come cazzo le guardate le partite? Ma cazzo le guardate le partite? Ignoranti e teste di cazzo! Ma come le guardate le partite? Ma pensa un po', cominciamo a ragionare davvero. Intanto la merda se n'è andata! La merda se n'è andata! E uno! E adesso tutti gli allegrini andassero a far culo! Insieme a lui! Via dalla Juve anche voi! Testa di cazzo! E una! Via! E adesso aspettiamo anche Pianice e Desiglio! Fuori dai coglioni! Insieme alla Ciughina! Via! Via dalla Juve! Testa di cazzo! Oh, finalmente! Finalmente! Noi dobbiamo sempre parlare! Per partito preso, non critichiamo la società, non critichiamo il presidente, non critichiamo il dirigente, non critichiamo neanche i giocatori e neanche gli allenatori. E perché Allegri lo posso offendere e Paratici no? Ma chi cazzo l'ha detto? Oh! Avete rotto il cazzo adesso, Hai rubato al Barcellona, andata e ritorno. Hai rubato al Chelsea, andata e ritorno. Hai rubato in finale col Bayern e viene a rompere i coglioni qua adesso per un mezzo tocco di piede. Baffa in culo, testa di cazzo. Ma che cazzo protesti? Piagnoli di merda. A vincere la Champions, sai, ma non è neanche tutta colpa di Sarri, perché con quel centrocampo lì abbiamo i problemi dell'anno scorso. Ma Sarri, hai rotto il cazzo a far giocare Chiedira e Bernardeschi? Devi far giocare Embrecciani! Hai rotto i coglioni! Vai a cagare a Napoli! Pjanic cammina in campo, fa dei passaggi in orizzontale che neanche nei pulcini li vedi! Basta! Basta, vendetelo! Paratici, vattene a fare il culo! Matuidi, basta! Danilo, sei una merda! Sarri, hai rotto il cazzo! Oh, Madonna santa, ma io non ci posso credere! Rabbio! Ma che cazzo, da dove viene questo? Abbiamo visto miglioramenti di Rabbio? Ma dove cazzo li vedete i miglioramenti di Rabiot? Questo è una merda! Perché non ti dimetti? Hai rotto il cazzo, Sarri. Hai rotto il cazzo. Io non ne posso più. Non ne posso più. Tu hai fatto la preparazione atletica e tu l'hai sbagliata. Tu metti in campo la squadra. Tu ieri sera hai messo in campo una squadra di merda, porca puttana. Con tutte le scuse che ti ho dato fino a oggi, Sarri, va bene, sono 8 mesi ormai che c'è la squadra in mano. 8 mesi, 8 lunghi mesi. Io ho fatto un figlio, si è sposato e so pure nonno. Vaffanculo! Ma che cazzo aspetto? Ma che cazzo aspetto? Ambrabazzi Cicocò, come cazzo si chiama quello lì? Sembrava Gerard! Oh Madonna santa, oh Madonna, io non c'ho più la forza di io non c'ho più la forza, non c'ho più la forza di guardare sto schifo di partite. Basta, basta, Agnelli, Nedved, Paratici, Sarri, dimettetevi in blocco tutti, dimettetevi in blocco. Siete io e da settembre che ve lo dico, questi sono la rovina della Juve. Quello che vi teneva in piedi a voi era Marotta e l'avete trattato come una merda. Incompetenti!